arrivato il momento di iniziare a mescolare. Adesso lo zucchero ritorna a essere granulare, sabbioso, come... ed è il momento di mescolare. Appena cominciate a vedere che diventa ambrato, togliamo le mandorle. Naturalmente io sto usando questa padella che è in pietra, però potete utilizzare tranquillamente una pentola d'acciaio. L'importante è che abbia il doppio fondo. Vedete che adesso comincia di nuovo a sciogliersi e a caramellizzarsi lo zucchero. Semplice fare due cose contemporaneamente. Appena le mandorle cominciano a scoppiettare, sono pronte. Aspettiamo un po'. Ci siamo quasi. Spero che manca giusto qualche secondo. E ci siamo. Adesso mi fermo così sentite lo scoppiettio. Ecco. Abbiamo recuperato tutto lo zucchero che si era sciolto. E le mandorle, come vedete, sono pronte. Adesso io le trasferisco sulla carta da forno, così, non toccate con le mani perché sono bollentissime, e le facciamo asciugare. Eccole qui.